Ciao ragazze, oggi video review. Allora, ho visto in alcuni video di alcune ragazze che facevano vedere questa crema rigenerante per capelli all'olio di cocco. Sotto c'è scritto impacco ammorbidente per capelli lunghi, medi lunghi. Allora, io ancora non l'ho provata, come vedete, ancora è chiusa. Districante, formula originale e nutriente. Allora, gli ingredienti, faccio vedere. Allora, io non ne capisco niente di ingredienti. Allora, io avevo scritto, aspettate. Perché siccome per adesso io non mi ci sono buttata in queste cose tipo di ingredienti e via dicendo, non so quali sono gli ingredienti buoni o no. Allora, io adesso non so. Vabbè, io c'ho da bere sotto, magari scrivo gli ingredienti e non so. Allora, questo è 1000 ml, quindi 1 litro, dovrebbe essere. Vabbè, crema rigenerante professionale, contiene gli stand del prodotto. Tendo in un po', vabbè. Mi sembra buono, ora vediamo. Cioè, praticamente... Mamma mia, che profumo. Molto bello. Allora, è tipo troppo non densa, è liquida, non è tanto densa. Quindi non posso abbassare il coso perché sennò che perde. Falso io. Comunque è densissima, cioè. Comunque, vediamo questo. Io ancora non l'ho provato, ho visto alcune ragazze che si sono trovate bene. Quindi volevo provarle anch'io. Allora, poi questo di qua che è un profumo, le gocce di Napoleone, che a me personalmente non piace, ma mia mamma sì, l'ha sempre comprato e mi è costato 5,90 euro. Ho visto, anzi ho notato, che è cambiato il packaging. Prima era tipo rotondo, cilindrico, invece ora è così. Ed è di... Qua nella cosa non c'è scritto niente. Di 30? 30 ml, gocce di Napoleone, ed è questo prezzo. Questo è quello piccolo, può essere proprio più grande, ma non c'era. Ok, poi io volevo far vedere questo, che la marca è Cleo, senza glutine e lattosio. Questa è la maxi ricarica per le cose piccoline, infatti metà è già lì. Sapore cremoso, idratante e nutre. 700, 750, e l'ho preso 1 euro qualcosa, 1,50 euro. È molto bellissimo il profumo. È pelle tonica ed è all'olea vera e fiori di lilla. Ed è molto bello. Vedere qua gli ingredienti, questo 12 mesi. Ecco qui gli ingredienti. E questo è l'altro.
ed è molto bello. Il profumo è tutto. Poi io volevo far vedere questi qua, che è The Peel Soap. È un kit completo per la kit completo per la depilazione, 28 strisce depilatorie su misura per te. È molto carina, è in questa bustina che adesso vi faccio vedere. Molto carina. E c'è questa fantasia e questa. Allora, io ho usato, anzi ho aperto questa. Trovate questo, e questa si può riutilizzare, che è molto carina, trasparente. E questo semplice cosa, che dentro ci sono le strisce. Io naturalmente le ho usate. Ho usato queste piccoline per baffetti, poi c'è quello per le ascelle, per il lingine e per le gambe. Allora, strappa benissimo. Scusate, dopo c'è questo che io ho già aperto, che è proprio un olio. Cioè praticamente è così, poi si apre e si mette al contrario. Infatti è tutto oleoso la confezione, ed è con olio di mandorle e vitamina E. Rimuove residui, calma, idrata e rigenera la pelle. Fluido restitutivo post depilazione. È un olio, ragazze, è un olio di mandorle, quindi cioè, voi sentite solo l'olio. Però c'è un po' di paraffina liquid che non fa tanto bene. Almeno per quel poco che capisco, c'è pure il silicone. Mamma mia, c'è il silicone volatile. C'è il ciclopentasilox. Vabbè, ragazzi, è questo. Questi sono gli ingredienti, di 20 ml, poi si butta e vabbè, qua c'è scritto tutte cose. Vabbè. E niente, io mi sono trovata bene, anche se c'è un po' di silicone e quant'altro, vabbè, non fa niente. Aspettate che questo lo metterò in piedi, così non capisco neanche tanto che succede. Mamma mia, l'olio. Sia l'olio extravergine d'oliva che tutti gli oli, perché sono troppo oliosi. Olio. E poi volevo far vedere, cioè non c'entra niente di prodotti cosmetici e tutt'altro, questo di sotto che ho fatto io. Allora, è della Knorr, è una novità perché si può fare a microonde, ma io l'ho fatto normale in pentola. Sono due porzioni pronte in 15 minuti. Gli ingredienti naturali, non conservanti e no glutamato. E sì, è molto buono. Se posso mettere una foto quando l'ho fatto, è 175 grammi. Poi c'è scritto tutto, come la preparazione in pentola e la preparazione in microonde. Poi vabbè, cosa devo farvi vedere? Nada. Beh, le calorie sono queste. Kilocal. 320 per porzione, attenzione. E...